Una buona serata e benvenuti all'edizione delle 19 del nostro telegiornale, che apriamo ovviamente parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria, perché sono 10 i casi odierni accertati di positività al Covid-19 nella regione Abruzzo. Stabile il numero delle vittime, che rimane a quota 472. Facciamo il punto nel servizio. Sono 10 nuovi casi di positività al Covid-19 di età compresa tra 3 e 84 anni registrati nella giornata odierna in regione su 752 tamponi analizzati. Con questo aumento diventano in totale 3.662 coloro che dall'inizio dell'emergenza hanno contratto la malattia. La buona notizia è il numero stabile dei decessi, che rimane fermo a quota 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.848 dimessi e guariti, più 4 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 2.836 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 342, più 6 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 148.901 test. 33 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 1, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 308, più 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 350 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 5 rispetto a ieri, 900 in provincia di Chieti, più 1, 1676 in provincia di Pescara, più 2, 702 in provincia di Teramo, più 1, 31 fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Restiamo a parlare di emergenza sanitaria, perché sono risultati negativi 9 dei 12 migranti trovati positivi al Covid-19 presso il centro di accoglienza straordinario di Moscufo. La ripetizione dei test nei prossimi giorni e una nuova negatività darà loro la totale guarigione. Intanto il sindaco di Moscufo, De Collibus, si dice soddisfatto per come è stato gestito il centro finora. Proseguono i test Covid-19 sui migranti ospiti del centro di accoglienza straordinario in via Cristoforo Colombo, nella zona industriale di Moscufo. Già dai nuovi risultati, 9 delle 12 persone inizialmente positive sono risultate negative al primo tampone di controllo. Il secondo test, come prassi per accertare l'avvenuta guarigione, sarà svolto con molta probabilità nella giornata di domani, come annunciato dal sindaco Claudio De Collibus. La buona notizia finora è che nessuna delle 12 persone risultate positive al Covid-19 ha avuto problemi di salute a causa del contagio, risultando sempre asintomatici, ma resteranno ancora in quarantena obbligatoria all'interno dei mini appartamenti ricavati nella struttura. Gli altri ospiti del CAS, per lo più famiglie con bambini piccoli arrivati all'inizio di agosto dal lab di Porto Empedocle, possono invece uscire all'esterno senza però oltrepassare il perimetro della struttura, sorvegliati H24 dalle forze di polizia e dei carabinieri, per evitare fughe già viste in altri centri anche della nostra regione. Per fortuna non ci sono problemi di sicurezza a Moscufo, a differenza di quanto sentito in altri comuni della regione, commenta il primo cittadino. Dopo i timori iniziali da parte della popolazione, la paura si è trasformata in sensibilità e in molti, con l'apporto della parrocchia e della Proloco del paese, hanno voluto contribuire ad una raccolta di giochi, vestiti, libri e colori donati agli ospiti del centro accoglienza. Abbiamo capito in questi giorni che il virus non è stato portato dagli immigrati, che sono sempre rimasti chiusi nel CAS. Comunque la paura per il Covid-19 in paese resta e non bisogna abbassare la guardia, conclude il sindaco De Collibus. Ed emergenza che ovviamente si rifletterà anche sulle celebrazioni della perdonanza celestiniana, perché alle 8 messe previste
Il 28 e il 29 agosto sul prato antistante la Basilica di Collemaggio all'Aquila potranno partecipare 1000 fedeli per ogni celebrazione, per un totale di 8000 persone. Solo per la celebrazione eucaristica del 28 agosto alle 19 i fedeli dovranno munirsi di un apposito braccialetto verde secondo modalità che saranno specificate dal Comitato Perdonanza per controllare gli accessi al prato della Basilica. Per tutte le altre celebrazioni in programma, nel rispetto del numero previsto dal protocollo CEI Governo, i fedeli, sempre muniti di mascherina, seguendo le indicazioni degli operatori della sicurezza, potranno accedere al prato liberamente prendendo posto nelle sedie predisposte dal comitato, che saranno opportunamente distanziate ed igienizzate come previsto dalle normative. Oltre ai volontari dell'ufficio liturgico diocesano, sul prato sarà presente anche il personale della Safety Security messo a disposizione dal comune dell'Aquila. Chi vorrà accedere a Santa Maria di Collemaggio potrà farlo attraverso la Porta Santa, che sarà aperta dal cardinale Zuppi la sera del 28 agosto e che resterà aperta fino alla sera del 29, tenendo conto che non potrà essere superato il limite di 200 persone all'interno della basilica stessa. Dovranno essere seguite le indicazioni del personale addetto alla sicurezza. Cambiamo argomento adesso. Ad Avezzano, taglio del nastro per la sede elettorale del candidato sindaco Antonio Del Boccia, outsider di centrodestra. Del Boccia spiega quali sono i temi della sua campagna elettorale. I fattori che mi hanno spinto sono diversi, innanzitutto il constatare la crisi lavorativa, economica e sociale che c'è in città. Ho deciso di scendere in campo in prima persona per cercare di cambiare queste cose. Con il nostro programma lo abbiamo già sviscerato, fondamentalmente siamo per ritornare allo sviluppo, perché una volta si chiamava così, consorzio dello sviluppo industriale, del nucleo industriale, cercando di allettare delle aziende che possano venire ad insediarsi qui, perché abbiamo una grande potenzialità ed è il fucino con i prodotti DOP, eccetera, eccetera, che possono dare la chiave di volta anche nell'agroalimentare e nell'industriale. Quanto tempo ti sta portando via questa campagna elettorale che sta per entrare nel vivo? Mi sta portando via 24 ore su 24, perché a volte non riesci neanche a dormire la notte per i pensieri che hai, però è un tempo che so che sto sacrificando per le generazioni successive, per i ragazzi che oggi hanno 13, 14, 15 anni, 16 anni. Quello che mi duolerebbe di più è pensare che vadano via, che lasciano questo territorio perché depauperato, impoverito da strutture quale il tribunale, al quale diamo la massima importanza, strutture obsolete quale l'ospedale e strutture abbandonate a se stesse quale l'interporto. Senti, un'ultima cosa, Avezzano di problemi grazie al cielo ne ha parecchi, ma se domani dovessi essere eletto alla carica di primo cittadino, la prima cosa che prometti di fare qual è? La prima cosa che prometto di fare è mettere mani alla sicurezza della città, perché è la cosa più necessaria per la tranquillità di tutti e anche la più veloce da realizzare insieme alle istituzioni quali prefettura e questura. Quindi per il lavoro che fai qualche segnale d'allarme già ti è arrivato? Abbiamo segnali d'allarme da diverso tempo, sappiamo, io per vocazione e anche per lavoro posso dire che la sicurezza la sappiamo fare, con me sono candidati anche poliziotti e ex poliziotti locali, abbiamo steso un piano per rendere la città assolutamente sicura. Confesercenti di Chieti denuncia il ritardo nel completamento della pista ciclabile Via Verde Costa dei Trabocchi, che attraversa la provincia di Chieti da Francavilla a San Salvo. Anche quest'estate, sebbene sia a scartamento ridotto causa Covid, non ha visto nascere la Via Verde della Costa dei Trabocchi. Con l'apertura ufficiale della pista ciclopedonale affacciata sul mare che va da Francavilla al mare a San Salvo, posticipata al 2021. Un ritardo che preoccupa gli operatori turistici e commerciali anche alla luce del dibattito emerso tra la provincia di Chieti e l'impresa esecutrice dei lavori, la Cogepri, che vinse l'appalto nel 2017.
Chiediamo che si allarghi il tavolo di confronto anche con le rappresentanze dei datori di lavoro, dice in un comunicato la Confesercenti di Chieti, in quanto parliamo di un'opera importantissima per il turismo dell'intero territorio e di tutta la regione Abruzzo, che già vede un ritardo di 2 anni rispetto alla tabella di marcia. È stato fatto un gran lavoro di lancio dell'immagine di questa infrastruttura nei mesi scorsi da parte di enti pubblici, tra cui Camera di Commercio, GAL, Regione, la stessa provincia e gli altri enti e associazioni, prosegue Confesercenti. L'attesa è tanta e molti turisti, sia l'anno scorso che quest'anno, pensavano di trovare il percorso completo e con tutti i servizi. Non è così purtroppo e non possiamo più ritardare. Chiediamo una soluzione rapida, continua l'associazione di categoria, che porti al completamento dell'opera affinché l'infrastruttura diventi fruibile al più presto per rilanciare le attività turistiche e del commercio già provate dalla pandemia. Tutti gli sforzi devono essere concentrati per consegnare questa importante pista ciclabile, pensata 15 anni fa e per troppo tempo attesa, conclude Confesercenti, e anche la Regione ha il dovere di intervenire per aiutare a trovare una soluzione rapida e definitiva. L'Abruzzo si classifica 7° in Italia per spesa del bonus vacanze da parte dei turisti, generato un giro d'affari di 3,4 milioni di euro. Sono 117 le strutture ricettive abruzzesi che hanno consentito ad oltre 7.000 turisti, anche da fuori regione, di spendere quasi 3,4 milioni di euro in bonus vacanze, lo strumento previsto dal decreto rilancio in vigore dal 1 di luglio che consente di avere un contributo di 500 euro riservato a nuclei familiari che non hanno un reddito ISEE superiore a 40.000 euro, usufruibile all'80% come sconto immediato sul prezzo del soggiorno anticipato dall'albergatore e al 20% come detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. I dati più aggiornati sono quelli dell'Agenzia delle Entrate, riportati ed elaborati poi diffusi dal MIBACT. Da essi risulta che l'Abruzzo è la 7ª regione in Italia per importo speso tramite il bonus, un buon risultato che conferma come nell'estate post-lockdown la regione verde stia conoscendo un vero e proprio boom di presenze, anche grazie a un turismo più di prossimità. Sul podio ci sono l'Emilia-Romagna con 9.500.000 euro e 20.700 bonus utilizzati, la Puglia con 5.800.000 euro e 12.200 bonus utilizzati e la Toscana con 4.300.000 euro e 9.414 bonus utilizzati. Da sole queste regioni coprono la metà degli importi del bonus vacanza. A seguire Veneto, Calabria e Campania, tallonate proprio dall'Abruzzo, che fa meglio di tante altre regioni che da anni la surclassano per presenze turistiche. Dietro infatti la nostra regione ci sono la Sicilia, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, la Lombardia, le Marche, la Liguria, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia. Male invece Piemonte, Umbria e Molise, che chiude la classifica con 293 bonus utilizzati per un importo di 137.000 euro. La richiesta può essere fatta fino al 31 dicembre del 2020. Ad oggi sono 140.000 le famiglie che hanno già speso il bonus erogato per complessivi 60 milioni di euro dei 450 stanziati dal MIBACT. Il ripristino della chiesa monumentale di Santa Maria in Piano a Loreto Prutino resta uno degli obiettivi principali dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Starinieri. L'intervento ad oggi beneficia di un finanziamento di 1 milione di euro, ma la sovrintendenza non ha avviato alcun tipo di progetto di riqualificazione. Il ripristino della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto a Prutino, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 e di conseguenza interdetta all'accesso a seguito di ordinanza sindacale, continua ad essere uno degli obiettivi dell'attuale amministrazione comunale. Santa Maria in Piano è uno dei monumenti più importanti di Loreto a Prutino e tra i più interessanti d'Abruzzo, visto che all'interno conserva straordinari cicli di affreschi che per la loro unicità le hanno meritato il titolo di monumento nazionale. Dopo gli eventi sismici, la chiesa era stata classificata inizialmente inagibile con scheda AEDES del 28 febbraio 2017, redatta dai tecnici di Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e RELUIS.
Per sollecitare l'allocazione di risorse per i lavori di ripristino, l'amministrazione sin dal 2017 ha preso contatti con la soprintendenza, sollecitando sopralluoghi, verifiche, fornendo supporto tecnico e richiedendo l'inserimento dell'intervento negli atti di programmazione. In data novembre 2019 è stata redatta una seconda scheda di rilievo del danno da parte dei tecnici SAPAB, a seguito della quale la chiesa è stata classificata temporaneamente inagibile. L'intervento di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro la chiesa di Santa Maria in Piano è stata finanziata con decreto MIBACT numero 106 del 19 febbraio 2018 e beneficiario di un finanziamento complessivo di circa 1 milione di euro, e il soggetto attuatore designato è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. L'amministrazione comunale sin dal 2017 ha preso contatti con la soprintendenza sollecitando verifiche, interventi e dando anche il supporto tecnico affinché i lavori potessero partire nel più breve tempo possibile, ma purtroppo ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Abbiamo la sensazione che si siano dimenticati di Santa Maria in Piano, monumento nazionale. Il nostro obiettivo sarà quello di portare avanti questa battaglia affinché il monumento possa tornare ad essere fruibile non solo per l'intera cittadinanza, ma anche per i numerosi turisti e studiosi. E parliamo adesso della vertenza che riguarda la Beta Fence di Tortoreto, perché domani, in concomitanza con lo sciopero indetto da FIM CISL e FIOM CGL di Teramo, alle 11 si terrà un'assemblea dei lavoratori proprio di Beta Fence di Tortoreto, l'azienda leader nel settore delle recinzioni. L'assemblea, recita una nota, svolgerà nello stesso spazio del presidio che per tutto agosto ha impedito che fossero portati all'esterno i macchinari e iniziasse il piano di delocalizzazione in Polonia previsto dalla proprietà. Parteciperanno i segretari generali teramari di FIM e FIOM, Marco Boccanera e Mirko D'Ignazio, e di CGL e CISL, Giovanni Timoteo e Fabio Benintendi, i segretari regionali di FIM e FIOM, Domenico Bologna e Alfredo Fegatelli, conclusioni di Valerio Dalò e Claudio Gonzato, rispettivamente componente la segreteria nazionale di FIM CISL, è funzionario del Centro Nazionale FIOM CGL. L'assemblea sarà occasione per condividere con i lavoratori i prossimi appuntamenti di lotta a partire dalle iniziative del 1° settembre, in concomitanza con l'incontro convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si discuterà dell'iniziale volontà aziendale, subito respinta dai sindacati, di attivare la cassa integrazione per Covid, un'ipotesi che, se fosse andata in porto, sarebbe stata inaccettabile. La collettività non può pagare l'inesorabile riduzione delle attività con conseguente perdita di 155 posti di lavoro, per di più in un'azienda che nel 2020 ha migliorato i risultati di fatturato e bilancio. E adesso parliamo di sport, perché è partita ufficialmente l'avventura del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Questo pomeriggio conferenza stampa con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaro Gattuso, presenti ovviamente anche le istituzioni regionali. Facciamo il punto della giornata nel servizio di Paolo Renzetti. Grande entusiasmo a Castel di Sangro per l'avvio del ritiro del Napoli, partito ieri nel centro dell'Alto Sangro. Questo pomeriggio la presentazione dell'evento nel Palasport di Castel di Sangro, alla presenza del patron della società campana Aurelio De Laurentiis, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, del tecnico della formazione azzurra Gennaro Gattuso. Tanti i tifosi presenti nelle montagne abruzzesi, soddisfatto il presidente della Regione Abruzzo, che parla di scelta indovinata. Chiunque conosca la storia del calcio italiano, di certe squadre, di come sono stati vissuti negli ultimi decenni, non negli ultimi anni, i ritiri estivi, precampionato delle grandi squadre, sapeva e sa, solo gli stupidi possono negarlo, che sono decine di migliaia i tifosi che amano seguire la propria squadra, vivere come una festa al momento del ritiro e degli allenamenti e quindi partecipare a questo evento. È chiaro che quest'anno ci sono delle limitazioni dovute al Covid, che speriamo di sconfiggere presto, e il prossimo anno, quando il campionato tornerà a normalizzarsi, il ritiro potrà essere anche più lungo, perché quest'anno si fanno un minimo di giorni e poi inizia al campionato, ma già dal prossimo anno si può tornare a fare il ritiro a luglio con diverse settimane
di ritiro e quindi allungare la stagione turistica per il comprensorio e per l'Abruzzo di quasi un mese è molto molto importante per dare respiro e ossigeno alla nostra economia e per lanciare la nostra regione. Come vedete su questi cartelloni il logo della regione Abruzzo sarà presente insieme al Napoli Calcio per tutta la stagione, non soltanto nelle due settimane scarse di ritiro precampionato, ma accompagnerà sempre il Napoli Calcio, lo accompagnerà allo Stadio San Paolo, lo accompagnerà nella comunicazione ufficiale dei propri social, dei propri network, del proprio sito internet, delle televisioni che la seguono in tutto il mondo. Quindi per l'Abruzzo è una grande occasione di promozione che va oltre questi giorni e oltre la presenza fisica dei tifosi, che comunque già da sola ripagherebbe l'investimento che abbiamo fatto e lo ripagherebbe molte molte volte rispetto a quanto abbiamo investito. Beh, un grande evento, lo ha già detto lei e lo testimonia anche l'attenzione della stampa nazionale, internazionale e locale. Napoli è una grande squadra, è tra le migliori squadre d'Europa, chiaramente sceglie una terra votata a questi grandi eventi e con la sua natura testimonia anche la qualità del vivere in Abruzzo e mi pare una scelta quanto mai azzeccata del governo regionale. Chiaramente le ricadute sono per tutta la regione, per tutto il comprensorio, per Castel di Sangro, per Roccaraso, per Pescostanzo, per Evisoni, per tutto il comprensorio dell'Alto Sangro che sono la nostra perla del turismo. Avete puntato come regione ai grandi eventi sportivi quest'anno, il ritiro del Napoli, la settimana scorsa c'è stata la presentazione del Matteotti, avete anche come regione provato, state provando anzi a portare i mondiali di ciclismo in Abruzzo, i grandi eventi sportivi come vetrina per la nostra regione? Sì, esattamente, questo e tanto altro. Riteniamo che l'Abruzzo abbia bisogno di uscire dal suo guscio, è una regione che se migliora dal punto di vista della consapevolezza dei cittadini italiani, d'Europa e del mondo, e se riusciamo a dotarla di quelle infrastrutture viarie che ancora le mancano, una meta ideale per qualsiasi tipo di turismo, invernale ed estivo, marino e montano. Tramite questi grandi eventi cercheremo di sfruttare appunto la scia della informazione che portano per cercare di attirare qui energia economica. Una giornata di festa per Castel di Sangro, una giornata di festa per l'Alto Sangro, ma per tutto l'Abruzzo. Il Napoli da ieri è in ritiro qui nella sua città, sindaco, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione che si aggiunge a tante altre, questa credo che abbia una valenza superiore, come diceva lei, per l'intero Abruzzo. E sono straconvinto insomma, che quella che è la strategia di promozione del territorio messa in campo dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la città di Castel di Sangro, stia portando i giusti effetti. È una regione che oramai si è introdotta nel panorama delle aree geografiche di riferimento per i club più blasonati nel campo del calcio, quindi io credo anche che da questo esempio potranno scattare delle emulazioni possibilissime, quindi in qualche modo rappresentando noi, l'Alto Sangro e la Regione Abruzzo, quelle realtà capaci di essere riferimento delle squadre di calcio importanti. Boom a Castel di Sangro e tutto il circondario, luglio ed agosto pienone. Sì, noi abbiamo registrato dei numeri straordinari già dalla ripresa dopo il lockdown, importanti numeri che poi sono sviluppati ulteriormente già nel mese di agosto fino a raggiungere il culmine in questi periodi qua, in questi giorni che diciamo appena iniziato il ritiro e insomma che andranno innanzi fino alla conclusione del ritiro. Insomma, grande soddisfazione, ringraziamo tutta la stampa, in particolare quella abruzzese, per aver dato attenzione e risalto a questo evento, insomma, che deve essere anche ben capito da tutto il comparto produttivo, soprattutto quello turistico. Un ritorno economico, sindaco, davvero importante per tutto il comprensorio sangrino. Da questo punto di vista è stata questa una decisione azzeccata di far venire, di portare il Napoli qui a Castel di Sangro? Sì, io penso questo, guardate, su questo tema si sono sviluppate anche opinioni critiche e io credo che chi le abbia dette non ha cognizione della realtà e soprattutto non ha esperienza di questo campo. Noi possiamo registrare un dato che non è solo quello diciamo, circoscritto al territorio dell'Alto Sangro della città di Castel di Sangro. Registriamo curiosità per l'Abruzzo, l'immagine di una regione si accresce attraverso strategie promozionali qualificate,
quelle che sono state messe in campo finora a partire dall'Expo 2015, che non ha prodotto alcun risultato per la regione Abruzzo, proprio zero. Quindi questo esempio, che forse è costato anche meno, determinerà intanto una cassa di risonanza che andrà avanti per tutto il campionato e già da questo momento è partita. Quindi quelle che sono gli effetti, io dico anche pratici, da analisi da uomo della strada, che insomma registra un afflusso di utenza che si traduce in incassi di rilevante portata, che insomma equivalgono alla cifra spesa in pochi giorni. Restiamo a parlare di calcio, ma scendiamo in Lega Pro, perché il vice allenatore del Teramo, ex centrocampista tra gli altri del Palermo, Roberto Guana, descrive il primo impatto con la piazza e spiega il rapporto che lo lega all'allenatore Massimo Paci. Ma sensazioni positive, anche perché a Pescara, nonostante ero a fine carriera e sono stato veramente pochi mesi, mi ero trovato benissimo, terra particolare, terra affascinante, e come dicevi giustamente te, ritrovare il professionismo in Abruzzo e venire a una piazza importante come Teramo ovviamente mi ha dato una carica incredibile e una grande gioia. Allora, io e il mister abbiamo giocato ad Ascoli l'anno di Giampaolo in Serie A 2005-2006 e siamo stati ottimi compagni di squadra. Poi abbiamo preso, ovviamente siamo andati in squadre diverse e ci siamo sempre quindi trovati da avversari sul campo, ma abbiamo sempre mantenuto un ottimo rapporto. E poi più di un anno fa mi ha chiamato e mi ha detto insomma qual era la sua filosofia, la sua idea, quello che voleva fare, e mi ha chiesto se volevo provare a fare questo percorso insieme a lui, e visto il rapporto e la stima che ho nei suoi confronti, ho accettato, e da lì poi è iniziato il nostro rapporto l'anno scorso a Forlì. La cosa che mi porto dietro dalla mia carriera è che sicuramente per far bene bisogna accettare la competizione, perché il calcio è uno sport dove siamo noi contro di loro, quindi credo che la competizione faccia parte proprio, sia fondamentale, e quindi anche in un quotidiano di allenamenti credo che lavorare sulla competizione sia una cosa veramente importante, perché l'impegno da solo non basta, cioè l'impegno, tanti giocatori, tanti sportivi si impegnano, è la realtà che poi per farlo bene devi saper competere e cercare di vincere. Guarda, se devo dirti la verità, io del Teramo sapevo che è una piazza importante, con una tifoseria importante. Io anche quando ho giocato anche ad Ascoli così, il Teramo, mi arrivavano sempre queste notizie comunque di una piazza importante, e la città non la conosco, quindi non vedo l'ora di scoprirla. Io penso che la tifoseria, credo di dire cose che dicono un po' tutti che hanno vissuto il mio mondo, è fondamentale. Credo che i tifosi siano quelli che rendano magico il calcio, perché anche in questi periodi qua mi è capitato di guardare partite senza spettatori e manca. Io penso il boato, un gol, sono quelle emozioni che io ho avuto la fortuna di viverle in campo, ed è proprio, dai, io penso esaltazione allo stato puro. Quindi senza il pubblico, senza i tifosi, credo che sia una parte importante che manca al calcio, e mi auguro, spero veramente il più presto possibile si possa ritornare allo stadio, a riempire gli stadi. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con l'informazione di TV6 alle ore 23. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.